Quando l'azienda è troppo piccola, anche che fattura qualche milione di euro, è difficile proprio poter pagare dei manager 100, 200, 300 mila euro l'anno e avere dei manager veramente che ragionano con la mentalità di un imprenditore, quindi sono in grado anche di, come dire, andare oltre quello che l'imprenditore ha già tracciato come rotta. E quello fa la grande differenza. In una piccola impresa è impossibile delegare questo livello decisionale. E quindi poi quella piccola impresa, non riuscendo a fronteggiare il mercato quando cambia repentinamente, se non c'è l'imprenditore, muore. Ciao amici imprenditori, in questo video parleremo di come far crescere l'azienda con l'obiettivo di ritagliarsi più tempo per se stessi. A dire il vero, forse non sono proprio la persona più adatta per parlare di questo argomento, perché di tempo libero non è che ne abbia poi così tanto. Ma è anche vero che questo mi succede perché non smetto mai di innovare e aggiungo costantemente nuove iniziative al mio core business. Se volessi solo mantenere la mia posizione del mercato, magari crescendo di un 10-20% all'anno invece che del 200% come stiamo facendo in questi ultimi anni, senz'altro avrei già raggiunto questo risultato e potrei trascorrere molto più tempo a godermi la vita piuttosto che a lavorare 100 ore a settimana. Detto questo però, per parlare di questo argomento voglio prima di tutto sfatare un falso mito: le aziende automatiche. Le aziende automatiche non esistono. Per anni ho avuto un'azienda di mentoring imprenditoriale dove la promessa di marketing era che anche una piccola impresa potesse funzionare senza la presenza dell'imprenditore. Bene, ora lo dico senza timore di smentita. Le aziende automatiche non esistono. O meglio, possono esistere delle aziende ben posizionate sul mercato che hanno acquisito la loro nicchia, dove le attività ordinarie vanno avanti senza che l'imprenditore sia fisicamente all'interno dell'azienda ogni giorno. Di certo ci sono una serie di funzioni che si possono delegare, inserire dei responsabili, monitorare dei KPI, ma se l'imprenditore non è più al 100% all'interno dell'azienda, ci deve obbligatoriamente essere qualcuno che ne fa le sue veci. C'è bisogno che qualcuno sia mosso dall'ambizione, che si svegli al mattino e abbia quell'azienda come primo pensiero e che vada a dormire la sera sempre con il focus concentrato su quell'azienda. E anche se accade questo, dobbiamo tenere a mente una cosa: se l'azienda resta orfana dell'imprenditore, quell'azienda prima o poi è destinata a morire, perché non è detto che i manager che abbiamo inserito a guidare la nostra azienda abbiano la stessa visione per guidarla anche durante le fasi di cambiamento del mercato, che oggi avvengono in modo repentino e dirompente. Essere al timone di una nave in mare aperto con vento di bonaccia è piuttosto semplice, lo potrebbe fare anche un bambino, ma quando si alza la tempesta, se non c'è un capitano esperto al timone di quella nave, il rischio di una catastrofe è dietro l'angolo. Quindi senz'altro possiamo delegare molte funzioni e guadagnare tempo per noi stessi, ma per farlo ci sono due cose da tenere assolutamente in considerazione. Il posizionamento sul mercato, perché più è forte più sarà facile difenderlo e meno saranno le decisioni critiche da prendere, e la dimensione dell'azienda. Se l'azienda non ha scalato abbastanza, infatti non puoi avere le risorse economiche necessarie per pagare un manager di alto livello in grado di agire e prendere decisioni difficili come se fossero dell'imprenditore. Ed infine la cosa più importante che dobbiamo tenere a mente è che l'imprenditore, anche se per pochi giorni al mese, deve obbligatoriamente sedersi con il capitano della nave e monitorare la navigazione per essere pronto a prendere in mano il timone nei momenti difficili o quantomeno ad assistere il capitano nelle scelte della rotta giusta e delle manovre da compiere, mettendo in campo la lungimiranza e la visione che sono tipiche dell'imprenditore. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Una Vita d'Impresa.